Deve essere rimasta sconvolta quando morì sul Titanic. Sì. Provava rabbia verso suo padre per non aver fatto di più per salvarsi? Diede il salvagente a qualcun altro. Come potevo essere arrabbiata? Fu molto nobile. Ho letto nella sua autobiografia che da piccola soffriva di depressione. Ebbi un esaurimento nervoso. Mi preoccupavo per qualsiasi cosa. Mia madre non mi era d'aiuto. La sua non è stata una buona madre? Non credo che ci fossero buone madri a quei tempi. Era severa o la lasciava libera di fare? No, non mi controllava. Ma mia madre mi ha fatto impazzire. Si lamentava in continuazione, era così noiosa. Mio padre aveva accumulato una fortuna, ma lei la perse. Dopodiché non mi consideravo neanche più una Guggenheim. Rispetto agli zii ero molto povera, loro erano mostruosamente ricchi e io avevo solo 450.000 dollari. Non era una Guggenheim ricca, la gente pensava che lo fosse, ma non era lontanamente ricca quanto gli altri Guggenheim. Beh, povera Guggenheim è un po' relativo. Voglio dire, non era assolutamente povera. Ho incontrato Peggy Guggenheim la prima volta agli inizi degli anni 70. Ma mi piacque, perché mi faceva una sorta di pena. Era molto vulnerabile. Aveva un accento molto strano. Una volta le chiesi, ma come mai parli in questo modo? E lei mi parlò di una scuola sulla 72esima Ovest, dove erano in 9. Tutte ragazze ebree super ricche, e dove impararono a parlare così. E questo giustificava quell'accento strano. Peggy amava provocare ed essere al centro dell'attenzione. Durante la scuola si rase le sopracciglia e divenne celebre perché era molto avant-garde. Sono sempre stata considerata l'enfant terrible della famiglia Guggenheim. Mi vedevano come una sorta di pecora nera. Non facevo niente che andasse bene. Credo di averli sorpresi. Penso che nella vita ci muoviamo come in un sogno. Un tempo era tutto molto più divertente di oggi. Le mancano quei giorni turbolenti? Sì, certo che mi mancano. Vorrebbe frequentare ancora Max Ernst e Breton? No, vorrei essere più giovane, così da avere molti amanti. Non rivorrei Max Ernst nella mia vita. Non posso essere gelosa del passato. Solo del futuro. Invecchiare è orribile. È una delle cose peggiori che possano capitare. Ma credo di avere ottenuto ciò che volevo. Ed è stato un successo. Ne sono molto felice.